Ancora Pedotti, poi il pallone ancora di ritorno per lui. Cercato il tiro di punta, bravo Pereira, va l'uno contro uno. Copre tosta, dalla parte opposta Pedotti, la grande parata di Alex Viscaro. Questa è una grandissima parata in uscita. Sì, qui veramente è stata una bellissima giocata in contropiede del Bisceglie. Kleber Viscaro ha messo veramente il corpo, azione buona. Occhio a Dao, che impaurisce in qualche modo il portiere Alex Viscaro, si fida della presa, mette il pallone fuori. Pereira per Pedotti, pallone dentro, in qualche modo su Dao. Poi tra l'altro è anche uno specialista, è uno che la piazza molto bene, ma se esce il portiere è anche più semplice secondo me, la sa piazzare a mezza altezza incrociata. Da Pedotti, e qui riesce a parare con il piede Kleber Viscaro. Troppa fretta secondo me, l'ha tirata poco concentrato, ha consentito a fare scudo. Pereira non riesce a passare, arriva anche tosta, occhio al destro in corsa di un ottimo Rodolfo, e la parata d'istinto di Kleber Viscaro, decisivo il portiere Lagusta in questi due minuti di gioco. Da un primo tempo non bellissimo, hai detto te, bello sotto il profilo agonistico, perché le squadre si sono date battaglie. Non so di qua diciamo prima, cioè il fatto che si è arrivati a tiro libero nonostante fosse in svantaggio nettamente di tre tiri liberi addirittura ad un certo punto del primo tempo. Bisceglie è riuscito a ribaltare. Sceglie 1-0 al termine della prima frazione. Lion, la risposta subito di Kleber Viscaro, fa vedere il portiere del Bisceglie, grande conclusione, lo vediamo qui, si coordina, collo pieno, risposta in tuffo, questo duello uno contro uno, pallone dentro in due tempi, bravo Kleber Viscaro. L'Augusta va in difficoltà anche in questa occasione, gran tiro di Pedotti, qua è stato sfortunato Dao perché ha colpito la traversa. Una partita con il Montesilvano, subito la squadra di Patriarca pericolosa con Schulz, inizia lo show di Viscaro che poi si ripete su PC in questo modo al terzo minuto del campionato. Qui sbaglia tutta la difesa dell'Augusta e deve salvare miracolosamente Viscaro su Menini, che poi dopo non preme da campo con il PC che serve a Schulz la palla del 7-2, miracoloso in questo caso l'intervento. Marca quinto gol stagionale per Bellomo. Fortino ora ci prova, Feller respinge la conclusione del numero 5 nero verde nonché giocatore della nazionale. Qui Lutz perde palla, contropiede di Edgar Bertone a tu per tu con Viscaro che ancora è bravissimo a respingere la conclusione del nazionale. Al 19° tiro libero a disposizione della Marca, va Pattia dentro, Viscaro entra nella palla di basso, salva la rete della Wusolo, un palo favorevole a trabalhador.